Ciao amici, oggi è la giornata di andare a fare la spesa Lidl, quindi ho deciso di farvi un video per i vari articoli e novità che ci sono. C'è questo riparto, la prima parte era tutta dedicata allo sport, c'erano vari articoli sportivi e soprattutto c'erano anche i vestiti, cioè nel senso pantaloni, leggings, maglioni, magliette tecniche, per andare ad esempio a correre o fare a praticare comunque sport. C'erano vari articoli con dei prezzi abbastanza accessibili, perché ho visto comunque magliette, maglioni, cose che va benissimo di prezzo. Ci sono vari articoli, comunque vi ho detto, tutta roba sportiva. Come vedete, questa qua, una felpettina, davvero molto carina, al costo di 14 euro. Magliette, leggings, che tra l'altro io dovrei comprarmi qualcosa per ricominciare a correre. Mi piacerebbe tantissimo. Che tra l'altro stasera sono andata a fare la mia classe di salsa e bachata e qua c'è una cosa che si chiama poligono deportivo, che è specie di palestra del comune, diciamo, che paghi veramente tanto, cioè paghi veramente poco, perché sono andata a chiedere e praticamente costa 21,40 euro, sono solo per i residenti, 21,40 euro, e più mi fanno un sconto del 30% per il ballo di sala che io faccio, sempre baciata, e quindi mi viene a costare 30 euro compreso di palestra, compreso di piscina, corsi, pilates, yoga, tutto. Che sì. Questo aggeggino qua per gli addominali, mi ricordo anni fa l'aveva comprati la mamma, e vi parlo di tantissimi anni fa. Comunque ci sono anche dei orsetti che io l'ho lasciato, sono allergica al romanticismo. Regali, regalini, pensierini, calzi con i cuoricini, bleh. Comunque, belli questi orologi, carini, 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 molto carini. Mi piace quello lì tipo ramato. E questi corpicini, leggings, calze. Anche questi qua sono a 2,99 euro, va benissimo di prezzo. Il massaggiatore per la schiena, che scaldotto per i piedi, è molto interessante. Vari articoli, scaldotto, questa qua con il bowl dell'acqua calda. Questi qua sono cose, articoli per i trentenni, come me. Ah, questa è interessante. Che aiuta a scaldare la zona interessata. Interessante. Comunque, tutti articoli per i trentenni. Tutti. Da 29 anni in su, dai. Ho comprato questi strascine che li proverò più che altro per il viso. Dovrei andare a farmi fare un massaggio da un fisioterapista. Mi sono ricordata. Ci sono vari articoli. Alcuni interessanti, altri meno. Bella questa tavola, sono due. Sono due, costano 4 euro. Porta cipolla per il frigo.
Non so se lo st gli stessi articoli hanno gli stessi prezzi anche in Italia. Questo non lo so. Nei commenti, se vi interessa, mi lasciate se avete più o meno gli stessi prezzi o meno. Io ho un dono, quello di ricordarmi i prezzi. Una volta mi ricordavo quasi tutto, dopo che ho avuto l'amnesia completa dovuta allo stress. E ho cominciato a perdere, ho perso, non è che ho cominciato, ho perso questa abilità. Adesso piano piano la sto recuperando. Comunque ci sono degli articoli veramente molto interessanti a leggere. Io ho comprato delle cosette interessanti, tipo questa qua da 10 euro. Ma c'è comunque anche l'angolo dell'outlet che io di solito ogni tanto trovo delle cose interessanti, scaldotti. Bello questo coso qua, mi è piaciuto tanto, sono 20 euro. Devo trovare qualcosa simile per mettere i trucchi. Questo qua è l'angolo dei sconti, che di solito applicano tipo il 30% sui articoli che non sono stati venduti. Questa qua l'avevo comprata anni fa e ce l'ho ancora. Questi vassoiettini. Tornata da fare la spesa e quindi vi faccio vedere le cose che ho comprato. Non è che ho speso sto granché. E quindi ho preso il latte di avena, prendo sempre 6 perché così mi durano praticamente un mese, qualche giorno. Ho preso la carta igienica a 3,69 euro. Mi piace questa qua perché sono a quattro strati e mi dura tantissimo. L'altra volta avevo preso quella due strati, mi è durato proprio niente, nulla e niente. Ho preso questa tavola qua per la pizza che costava 5 euro, l'ho pagata 3,49 euro. E meno male che ho controllato la spesa e il scontrino, perché la ragazza aveva dimenticato di applicarmi il sconto. Questa qua aveva sconto del 30% e l'ha dimenticato, quindi mi hanno restituito la somma, la differenza. Quindi ho preso questi biscottini al cioccolato. Io di solito non compro quasi nulla già fatto, ma oggi ho bisogno di dolci, quindi ho detto: ma sì, dai, prendiamo. Canonico 89, erano scontati. L'antibiotico perché è un problema all'orecchio. Ho preso 5, questi qua sono i premedicali che mi durano più o meno un mesetto. Mi compro sia questi che quelli lì da Teddy. Cotone per le orecchie. Questo qua era 1,09 euro, sono formaggino light, formaggio fresco light, formaggini per la mia colazione, quelli che non mancano mai. Ho preso il latte di cocco per farmi il trattamento per i capelli, come vedete sono molto 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 secchi, e quindi con un po' di latte di cocco. Se vi interessa vi dico la ricetta. Ho comprato le banane, a me piacciono le banane verdi, poi soprattutto mi durano tanti giorni. L'hanno aumentati perché prima erano 1,29 euro, adesso sono 1,45 euro al Lidl. E le carote le ho pagate 89 centesimi e ho preso il Gouda, formaggio Gouda, perché qua era scontato anche qua del 30%. Costava 2,49 euro e l'ho pagato 1,74 euro, sono 220 grammi di formaggio. Ho preso le penne, anche se sono strapiene di spaghetti, però ogni tanto mi piace prendere le penne.
Questa qua, questa marca è buona, solo che prima, mi ricordo fino all'anno scorso, 2 anni fa, la pagavo 69 centesimi, era buona, qualità prezzo ottima. Adesso l'hanno aumentata a 1,25 euro, costa quasi come la Barilla, e le hanno diminuita adesso a 1,09 euro, era sconto, ma vi dico che la Barilla 2 anni fa, 3 anni fa costava 1,25 euro, adesso costa 1,45 euro, 1,65 euro, dipende da dove andate a prenderla. Io ho preso solo un pacco perché a me mi sembra veramente tanto, e in Italia la pasta costa poco, riuscite a trovarla a un prezzo abbastanza raggiungibile, cioè buono. Qua c'è la pasta quella economica che ti costa, non so, il pacchetto 60 centesimi, ma fa schifo, immangiabile. Comunque, ho preso 3 di questi, sono tonno naturale, l'ho preso perché costava 1,74 euro e ne ho presi 3, perché venivano 5 euro e qualcosa tutti e 3, perché il pacco da 6 che prima lo pagavo tipo 3 euro e qualcosina, adesso costa 4 euro picco, ma mi sembrava un'esagerazione. Invece questi sono 1,99 euro, sono le striscine da mettere per dolore muscolare. Vorrei provare a fare tipo le striscine per antirughe, che l'ho visto un video su TikTok, se vi interessa lo proviamo insieme. Guarda, questa qua tutta la spesa che ho fatto, mi manca prendere l'acqua e prendere il pomodoro, le latte di pomodoro, e basta, comprare la pappa per Cali, i croccantini per Cali, perché io al mattino li do i croccantini, la sera li preparo da mangiare io, e nulla, basta, un po' di frutta, un po' di verdura, le avevo comprati l'altro giorno, io lo compro dal fruttivendolo. E la gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina, così vi arriva tutte le novità. Ciao a tutti!